Una buona serata, buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone, la domenica calcistica di TV6. Siamo pronti a farvi vedere le immagini di tutto quello che è accaduto questo pomeriggio in Serie D, ma non solo, perché si è giocato anche in Serie C con la sconfitta del Teramo 3-1 sul campo della Feralpi Salò. Manca ancora il primo successo, la formazione di Giovanni Zichella, che rimane a quota 3 punti in classifica e adesso avrà un'altra trasferta sul campo del Rimini. In Serie D, ieri c'è stata la sconfitta netta del Pineto sul campo della Recanatese. Oggi erano in programma due derby. Il primo lo ha vinto, quello che iniziava cronologicamente prima, lo ha vinto il Francavilla, derby tutto giallorosso al Valle Anzuca contro il Giulianova. L'altro lo ha vinto la capolista San Nicolo Notaresco, che si conferma capolista, punteggio pieno, 5 partite e 15 punti, l'Avezzano in crisi nerissima, ultimo della classe con Giampaolo che praticamente è ad un passo dall'esonero. Altra cattiva notizia, quella che arriva da Rimini. Si giocava sul campo neutro neri di Rimini, Sant'Arcangelo Vastese, con la Vastese che perde 2-1. Dunque prosegue la striscia negativa della formazione di Palladini, confermato fino a domenica prossima, almeno queste sono le notizie che ci arrivano, i rumors che arrivano proprio dall'ambito vastese. Domenica prossima la Vastese però avrà una partita senza ritorno in casa contro il Forlì, proprio allo stadio di Aragona. Ovviamente parleremo di questo, vi faremo vedere le immagini, le interviste e quant'altro con i nostri ospiti. È arrivato uno, l'altro lo stiamo aspettando. Intanto saluto, lo ritrovo con particolare piacere, Pierluigi Gervese. Ciao mister. Buonasera, grazie. Stiamo aspettando il direttore sportivo del Notaresco, Stefano De Angelis, che è di rientro da Avezzano e ovviamente le distanze sono quelle che sono, il tempo fisico e materiale per cui arrivi con la macchina, con l'automobile qui nei nostri studi, e lo avremo tra poco, ovviamente per fargli rivedere il successo di questo pomeriggio e parlare un po' di questo progetto che sta davvero stupendo un po' tutti e che nel suo servizio tra poco ci racconterà Andrea Costantini dalla redazione. Ciao Andrea. Ciao, ciao e buonasera a tutti. Di rientro lampo proprio dallo stadio dei Marsi di Avezzano, hai visto una partita particolare, sì, in cui il Notaresco è andato sotto, poi ha vinto praticamente sciorinando il solito gioco a cui ci ha abituato, con lo sfogo nel finale, nel post gara, del presidente dell'Avezzano Paris, che ha detto: se è così gli obiettivi cambiano e allora dei giocatori andranno via, perché non si può continuare certo, in questo modo. Ma avremo modo di farvi vedere e sentire tutto. Intanto cominciamo con i numeri, partendo dalla Serie A. Si sta giocando Napoli-Sassuolo. Poco fa c'è stato proprio il raddoppio della formazione di Carlo Ancelotti. Questi risultati nel pomeriggio: la vittoria della Sampdoria sul campo dell'Atalanta 1-0 con il gol di Tonelli, che purtroppo per il nostro Andrea Costantini non ha schierato fantacalcio titolare, cioè lui ce l'ha ma era convinto non giocasse, e quindi peccato, ha mancato questo gol. La Lazio ha battuto di misura la Fiorentina 1-0 col di Ciro Immobile, e poi la doppietta di Gonzalo Higuain più il gol di Bonaventura facilitano le cose al Milan, che batte il Chievo 3-1, Chievo che rimane ultimo della classe con l'unico gol realizzato da Pellissier. A ora di pranzo c'era stata la vittoria del Parma di Roberto D'Aversa 3-1 a Marassi contro il Genoa. Questa sera alle 20:30 Spal-Inter. Andiamo in Serie B, non vi facciamo vedere la classifica di Serie A perché comunque non sono campionati che affrontiamo, vi facciamo vedere la Serie B, perché oggi invece di partite che si giocavano ce n'erano due. Brescia-Padova finita 4-1 con l'iniziale vantaggio del Padova con Cappelletti, che a Pescara qualcuno ricorda perché qualche giorno fa ha beffato proprio i biancazzurri all'Euganeo. Oggi ha portato avanti i patavini, poi si è scatenato il Brescia che ha vinto 4-1. E la vittoria dello Spezia sul campo del Livorno 1-3. Alle 21 c'è il posticipo Palermo-Crotone, un posticipo molto bello. Oggi riposava il Cittadella, in questa giornata la settima riposava il Cittadella. Adesso il campionato di Serie B si ferma per agli impegni della nazionale, ma delle nazionali, ma se vediamo la classifica, quello che ci interessa più di tutti è il primato del Pescara, che dopo
più di 6 anni, ritrova la vetta della classifica in solitaria a 15 punti, segue l'Hellas Verona a quota 13, poi via via tutte le altre, vedete il Livorno in grandissima difficoltà a quota 2 punti. In Serie C si stanno giocando delle partite, quelle che sono iniziate alle 18.30. Vediamo, San Benedettese Monza, risultato acquisito 1-1 con i gol di Stanco e Jefferson. Come detto, Feralbisalo Teramo 3-1, tra poco vi faremo vedere le immagini della sconfitta dei biancorossi di Zichella che per bocca del presidente che abbiamo contattato questo pomeriggio rimane assolutamente al suo posto. Giana Erminio Rimini 2-2, Ternana Renate 1-1, Vicenza Vispesaro 2-1. L'altra partita che ha risultato definitivo è l'ultima, Triestina Virtus Vecon Verona 2-0. Si stanno giocando Fermana Ravenna e siamo sul punteggio di 0-2 in favore dei ravennati. Gubbio Fano 0-0, Limolese in vantaggio sul Pordenone 1-0, sul Tirolo Albinoleffe 0-0. Vediamo la classifica dopo 5 giornate di campionato, che non è affatto bella per il Teramo, che ha quota 3 punti nel gruppone che comprende Fano, San Benedettese e Virtus Vecomp Verona. Ultima c'è la Ternana, che però ha delle partite, come vedete dagli asterischi, ha delle partite da recuperare. In Serie D, girone F, vediamo i risultati della quinta giornata di campionato. Giocata ieri, Recanatese Pineto 2-0, Francavilla Giulianova 1-0, Avezzano Notaresco 1-3, Forlì Monte Giorgio 0-1, Jesina Campobasso 1-1, Matelica Castelfidardo 5-0, Samorese Olimpia Agnese 1-1, San Giustese Cesena, anche questa partita giocata ieri 2-2, Sant'Arcangelo Vastese 2-1, Savignanese Isernia 0-1. La classifica comanda il Notaresco a punteggio pieno, 15 punti, secondo posto per il Matelica quota 12, 11 punti per la San Giustese, 10 per Cesena, Francavilla e Sant'Arcangelo, 8 per il Giulianova, 7 per Forlì, Savignanese e Monte Giorgio, 6 per la Recanatese, 5 per Pineto, Isernia e Jesina, 4 punti per la San Maurese, 2 punti per Olimpia Agnese, Campobasso, Vastese e Castelfidardo, 0 punti per l'Avezzano. Vedete che Campobasso e Vastese avevano una penalizzazione, 3 punti per l'Avezzano, 2 punti per il Campobasso. Chiedo subito a Pierluigi Ervese, mister, se ti aspettavi, ovviamente fatto salvo alcune sorprese, se ti aspettavi questa già fisionomia abbastanza ben delineata tra la parte alta e la parte bassa della classifica. No, sicuramente la sorpresa Notaresco è una bella sorpresa, perché nessuno si aspettava un inizio di campionato così, così bello. E sono punti meritati, la squadra io non l'ho mai vista giocare, ma da quello che mi dicono è una squadra che gioca bene al calcio e sono contento, perché squadre che giocano bene sono squadre che meritano assolutamente di ottenere i 3 punti. La sorpresa negativa è sicuramente l'Avezzano, dispiace per l'Avezzano, perché è una squadra che soprattutto l'anno scorso ha fatto un campionato molto bello, importante, facendo tanti punti, e soprattutto una squadra che giocava abbastanza bene. Oltre all'Avezzano, sicuramente la nota negativa è la Vastese, perché è un'altra squadra abruzzese dove sulla carta i pronostici iniziali erano sicuramente diversi, però questo è un campionato molto difficile e non basta avere solo, bastano i nomi per poter vincere le partite, quindi in questo momento bisogna essere soltanto tranquilli e cercare di mantenere l'equilibrio, e sono convinto che l'Avezzano soprattutto è una squadra che è strutturata bene, allenata da un ottimo allenatore, e sono convinto che avrà la possibilità di recuperare. Ecco Andrea, giustamente Gervese diceva allenata bene da un allenatore come Federico Giampaolo, ma ti chiedo, per quanto ancora, perché tu oggi sei stato proprio, ci hai fatto sentire anche le parole del patron Biancoverde Paris, ha sensazione per quanto ancora? Per quello che abbiamo capito, intanto oggi il presidente se l'è presa più con i giocatori che con l'allenatore. Poi è chiaro che il primo provvedimento, il più semplice da attuare per svoltare, è il cambio dell'allenatore. Però comunque il presidente oggi ha detto andranno via almeno 3-4 giocatori a novembre, ridurremo il budget e cambieremo obiettivo. È difficile, lui se l'è presa con i giocatori, però
io ho chiesto oggi al presidente come mai la stessa rosa, la stessa squadra, e lo abbiamo detto nel pomeriggio, 8-9 undicesimi della squadra che c'era in campo era la stessa che 6 mesi fa incantava nel medesimo girone. Quindi come mai quella squadra giocava così bene, raccoglieva risultati e c'erano giocatori che si esprimevano a grandi livelli, con una ottima fase difensiva e grande talento offensivo, e quest'anno invece siamo arrivati a vedere una squadra fantasma come quella di oggi? Evidentemente qualcosa è successo, al di là delle parole di circostanza, qualcosa è successo tra l'estate e l'inizio del campionato, sicuramente qualche attrito anche tra l'allenatore e il presidente c'è stato, noi ne siamo stati partecipi anche in quell'amichevole col Teramo, uno diceva una cosa e l'altro diceva un'altra cosa, quindi sul modulo, sull'impiego di determinati giocatori, insomma qualcosa sarà successo e di conseguenza la squadra che lo scorso anno incantava adesso invece non esprime più niente di niente di quello che aveva fatto vedere fino a qualche mese fa. Assolutamente, prima di tuffarci nella Serie D però vi facciamo vedere le immagini di Feralpisa-Lotteramo finita 3-1, vediamo la sintesi del Lino Turina di Salò, con il Teramo che si presentava con qualche sorpresa, ad esempio Fiordaliso sull'esterno sinistro con Ventola a destra, con Piacentini al centro a far coppia con Speranza, vista l'assenza dietro di Caidi. Primo tempo in cui la Feralpisa-Salò si fa vedere con questo tiraccio di Caracciolo, c'è anche il tiro di Guerra parato da Lewandowski, che sarà vero e proprio protagonista di questa prima frazione. Qui va a deviare un cross deviato di Caracciolo. Altra occasione, siamo al 20° con il colpo di testa errato di Scarsella, altra parata di Lewandowski su Guerra, altra parata sempre su Guerra, doppia stavolta, prima su Guerra e poi su Legati sotto misura, davvero un grandissimo intervento da parte del portiere polacco del Teramo, ma come vedete gli Lazio vanno velocissimi perché praticamente è stato un assoluto monologo e tantissime azioni. Questo è un altro tiraccio di Caracciolo che poi avrà modo di rifarsi nel secondo tempo. È stato un monologo della Feralpisa-Salò. Il Teramo non ha costruito praticamente niente. Altro salvataggio clamoroso di Lewandowski. Questo, siamo nella ripresa. Fallisce gol Piccioni praticamente davanti a De Lucia. Cambio nella Feralpisa-Salò. Entra Ferretti nel secondo tempo. Proprio lui ad ispirare Caracciolo, che controlla e con il destro batte sul primo palo Lewandowski. L'esultanza dell'Airone Andrea Caracciolo per il gol dell'1-0. Siamo al 55°, vedete, passaggio con il contagiri di Ferretti, mette giù il pallone Caracciolo, anticipa Speranza, pallone sul primo palo, nulla da fare per Lewandowski. Il Teramo prova a reagire, lo fa con Ranieri, tiro però velleitario che non crea nessun problema a De Lucia. Siamo al gol del 2-0. Ferretti da distanza siderale, posizionato male probabilmente, Lewandowski trova un super gol. Però facciamo un po' la tara anche a questo gol, perché il tiro è molto bello. Siamo al 58°. La traiettoria però non sembra proprio impossibile. Sembra che Lewandowski sia fatto anche un po' sorprendere. Però aveva fatto tantissimi miracoli nel primo tempo. Occasione per Fratangelo, che è entrato, pallone fuori di un soffio. Ancora la Feralpisa-Salò dall'altra parte con Alessio Vita. Ci prova ancora Fratangelo e questo è il gol del 3-0 con Fabio Scarsella, che su corner ancora di Ferretti, vero e proprio man of the match dell'incontro, sale più in alto di tutti, anticipa la difesa del Teramo, respinge per l'ennesima volta Lewandowski, ma poi ribadisce da 0 metri praticamente. Questo è il gol del 3-1, lo segna Ranieri, primo gol in maglia biancorossa su calcio di punizione dal vertice dell'area di rigore, che però non fa altro che indorare solo un pizzico la pillola al Teramo, che esce sconfitto. Ma insomma, avete visto quante occasioni ha avuto la squadra di Toscaro, che veniva da un momento non semplice, era stato sconfitto per 3-0 in casa contro
il Vicenza e si rifà con la prima vittoria stagionale proprio contro il Teramo. Finisce 3-1, Teramo che adesso avrà un'altra trasferta sabato prossimo alle 16.30 a Rimini. Io direi, Andrea, di andarci ad ascoltare un minuto solo, proprio delle dichiarazioni di Zichella dopo la gara. Qualcosa di più da leggere a te, anche se hanno fatto, come la squadra ha fatto un buon primo tempo, giocavamo forse con una squadra singolarmente insomma, più completa, una squadra veramente importante, a me oggi loro hanno fatto veramente una buona impressione. Primo tempo ci siamo anche difesi anche abbastanza bene e poi secondo tempo forse abbiamo provato a uscire con la testa un po' fuori e provare a fare qualcosa e ci hanno beccato tutti. Lewandowski fa parte del Teramo e quindi come Caraccio ha fatto gol, che fa parte del Salò, Lewandowski fa parte del Teramo, quindi è allenato e preparato un nostro giocatore, quindi se ci riesce, ci aiuta a non prendere gol, è tanto di guadagnato. E la squadra, secondo me, a me non è dispiaciuta, la squadra ha fatto quello che si era preparato. Abbiamo giocato con un 4-3-3 con i due attaccanti leggermente più dentro il campo, secondo me non hanno fatto neanche malissimo, i ragazzi quello che avevano hanno dato. Zichella è in discussione dal 6 giugno come al solito, perché l'allenatore è sempre in discussione, né più di ieri né più di oggi. L'allenatore è sempre in discussione, chiedo a Iervese, però un allenatore dentro di sé sa quando lo è un po' di più o quando lo è un po' di meno. Sono momenti difficili, nei momenti difficili l'allenatore sa se la squadra riesce a seguire quello che si fa in settimana o meno. Purtroppo se non arrivano i risultati sicuramente il primo a pagare è l'allenatore. E la squadra del Teramo sicuramente aveva altri obiettivi iniziali da quello che mi ricordo e in questo momento sta soffrendo un attimino, però ripeto, è ancora il campionato è all'inizio, c'è il tempo per poter migliorare e rimediare in classifica sicuramente. Andrea, no, hai visto gli highlights? È chiaro che spesso diciamo dagli highlights non si evince proprio la partita, perché magari una squadra può avere una supremazia di gioco, non creare, giocare bene ma non creare, e quindi viene distorta la lettura. Qui invece ti posso garantire che noi l'abbiamo vista la partita, forse una delle poche volte in cui si ha la vera sensazione di come è andata la partita, cioè un primo tempo in cui il Teramo praticamente non ha fatto niente. Beh, il problema è che il Teramo, oltre ad affrontare una gara molto difficile, giocava anche con una squadra che aveva profondamente deluso e nell'ambiente della Feralpi questa partita veniva considerata cruciale, perché un punto, ultimo posto, una squadra che ha questo organico era francamente troppo. Lo sapeva la proprietà della Feralpi, lo sapeva il tecnico, lo sapevano i giocatori e quindi questa era la partita giusta per partire, scusate il gioco di parole. Questo valutando la partita anche in ottica Feralpi-Salò e sapendo che la Feralpi-Salò è una squadra tremendamente forte con giocatori di categoria superiore come Legati, come Vita, come lo stesso Caracciolo, per non parlare di Guerra che è stato il bomber della scorsa stagione, comunque un giocatore altamente prolifico in Serie C. Quindi il divario espresso dal campo ed espresso dal risultato è il divario probabilmente veritiero che c'è tra le due squadre, cioè tra una squadra che dovrà salvarsi e non sappiamo se ce la farà e una squadra che è chiamata a vincere il campionato, comunque a lottare nelle posizioni di vertice. Vero è, l'ho detto martedì, che il Teramo ultimamente, nell'ultimo anno e mezzo, dimostra di fare buone figure con squadre come la Feralpi e pessime figure contro squadre più alla portata. Questa volta non è stato così perché effettivamente il Teramo è stato surclassato sotto il profilo del gioco e delle occasioni. È vero che c'è stata l'opportunità per Piccioni, però poteva segnare il Teramo, ma per come è andata poi poteva prenderne tre lo stesso anche dopo, o comunque ne poteva prendere tre già alla fine del primo tempo. Il risultato non fa una grinza, è chiaro che c'è bisogno di reagire perché ora, quando inizia il campionato, ci sono delle partite bonus. Ora questi bonus si stanno esaurendo, perché all'inizio la squadra ha giocato discretamente, poi sempre peggio, sempre peggio, sempre peggio. Ci sono stati pareggi che hanno inframmezzato le due sconfitte, quella di inizio campionato e quella di oggi,
Beh, ora a Rimini è dura, e poi c'è il match interno con il Fano, e qui bisogna iniziare a vincere qualche partita, perché altrimenti, torniamo alle parole di Campitelli di martedì, se continui a giocare e a non vincere neanche una partita, ma neanche a sfiorare di vincere una partita, e comincia a essere uno stillicidio. Tutto qui. Hai sentito Zighella, ha detto i due attaccanti hanno giocato un po' più in mezzo al campo. Immagino si riferisse a Di Renzo e a Piccioni, quasi come però, volesse smentire che fosse un 4-3 con Piccioni esterno sinistro. Però guarda, una partita come questa, secondo me queste indicazioni lasciano veramente il tempo che trovano, più che altro cioè non fosse altro che per il fatto che la Feralpi è una squadra chiaramente di lignaggio superiore, che ha avuto un approccio famelico a questa partita, e se una squadra che è molto più forte di te, nomi alla mano, gioca con questa intensità e questa fame, tu hai poco scampo. Quindi la partita di oggi da quel punto di vista fa poco testo, perché c'è troppa differenza. Aspetti del genere, ecco, contro il Rimini o contro il Fano saranno ancora più impattanti, e vedremo se il Teramo riuscirà a cavare un ragno dal buco. Nelle partite precedenti il grosso rammarico è, anche quando si è giocato male, due volte in vantaggio, due volte rimontati a Imola anche colpevolmente subito. Oggi proprio non c'è stata partita e c'è poco altro da aggiungere. Quasi non fa testo la gara di oggi. Eh sì, vedremo se faranno testo le altre, chiaramente, a partire da quella di sabato pomeriggio, peraltro in un sabato particolare in cui non c'è la Serie B e dunque ampio spazio dedicato alla partita Rimini-Teramo. Ci tuffiamo in Serie D, cominciamo cronologicamente. Facciamo così, partiamo dal Valle Anzuca, che Perugia Irvese conosce molto molto bene. Con Paolo Renzetti ci andiamo a vedere Francavilla-Giulianova, finita 1-0, vediamo. Val Francavilla e derby tutto giallorosso del Valle Anzuca al termine di una sfida equilibrata e decisa dalla rete di testa di Caffiero al settimo della ripresa. Per il Giulianova arriva così la prima sconfitta della stagione in un match che ha visto le emozioni soprattutto nel secondo tempo, quando le due squadre hanno avuto le occasioni più nitide per arrivare in rete con i legni delle due porte che hanno salvato Sciba e Spataro. Fra i locali out Milizia, Sanchez e Alessandro Di Renzo, Racchini recupera però Bedin Cruz. Fra gli ospiti regolarmente in campo Tozzi Borsoi, sole al Valle Anzuca dove dirige Arena di Torre del Greco di fronte a circa 500 spettatori con cospicua rappresentanza ospite. Partenza con il Francavilla in maglia bianca in pressing pur senza riuscire a creare veri e propri pericoli dalle parti di Sciba. Il primo tiro nello specchio della porta è di Antonelli che chiama ad una parata non difficile Spataro. Al 25esimo brivido in area francavillese con Ferrante che rimette di testa a centro area e dove dopo un batti ribatti è Tozzi Borsoi ad impegnare Spataro. Alla mezz'ora ottima giocata in area giuliese di Cosmo Palumbo che però poi calcia fuori. Al 33esimo Banegas in area corregge il pallone in rete con la mano e viene giustamente ammonito con il gol annullato dal fischietto campano. La squadra ospite non si scopre e punge al 40esimo con Di Paolo che se ne va sulla destra prima di concludere sopra la traversa. Al 46esimo l'occasione più ghiotta capita sulla testa ancora di Di Paolo che in area inzucca davvero di un nulla annullato. Nella ripresa si riparte senza cambi e con i padroni di casa pericolosi al terzo con un colpo di testa di Nazzari che manca di poco il bersaglio grosso. Parte meglio il Villa che al settimo passa in vantaggio. Angolo telecomandato di Banegas e incornata vincente di Claudio Caffiero che supera Sciba per l'1-0 locale. Si sblocca così il derby con i ragazzi di Racchini che sembrano trarre vantaggio dalla rete. Al 12esimo Stallone cambia mandando in campo Palladini per Antonelli. Subito poi la risposta del tecnico di casa che getta nella mischia mele per Maiolo. Al 16esimo buona opportunità per Cosmo Palumbo che ci prova dalla distanza trovando però la risposta di Sciba. Al 25esimo secondo cambio per il Francavilla con Cicerello che entra al posto di De Costanzo. Poco dopo esce fra i locali anche Koulibaly infortunato per Bellanca. In campo si vede soprattutto la squadra del presidente Candeloro con l'incrocio esterno colpito al 31esimo da Banegas su calcio di punizione. Al 33esimo il Giulianova arriva però ad un passo dal pareggio. C'è infatti una prima conclusione di Del Grosso parata da Spataro prima del palo colpito da Di Paolo.
Passano i minuti con altre sostituzioni che vedono in campo Di Renzo per Sanseverino nel Francavilla, mentre fra gli ospiti fuori Palladini e Ferrante per Francioni e Torelli. Cercano di accelerare i tempi gli ospiti che continuano a premere con una certa pericolosità, come al 40esimo con Tozzi Borsoi e soprattutto un minuto dopo con la conclusione da oltre 40 metri di Francioni e la parata di testa di Spataro che riesce a salvarsi in maniera davvero incredibile. Poi 6 minuti di recupero con Mele che al 48esimo fallisce il gol del raddoppio prima del disperato e infruttuoso forcing finale degli ospiti che vanno a sbattere contro il muro del Francavilla che porta così a casa 3 punti d'oro al cospetto di un Giulianova che esce però a testa alta e fra gli applausi del suo pubblico dal Valle Anzuca. Rachini, una vittoria importante, non facile contro un buon Giulianova. Nel secondo tempo avete giocato sicuramente una buona gara, avete avuto anche le occasioni per il raddoppio, soddisfatto? Sì, sono molto soddisfatto, penso che nel primo tempo sì, è stata molto equilibrata, abbiamo avuto un paio di occasioni che potevamo sfruttare meglio, però era la partita che mi aspettavo contro una squadra ben messa in campo, che si difende molto bene, quindi la mia squadra ha avuto pazienza. Poi nel secondo tempo penso che dopo il gol diciamo che ha continuato a giocare, ha avuto 2 o 3 situazioni anche per raddoppiare, però la cosa che mi è piaciuta è che comunque siamo stati lì a soffrire, a portare il risultato a casa, un risultato importante contro, ripeto, una squadra forte. 3 punti pesanti con un Giulianova che fino ad oggi, fino a prima della gara di oggi, non aveva mai perso. Ma sì, lo sapevamo, però ci siamo preparati bene in settimana, sono partite difficili, tutte le partite sono difficili, oggi ancora di più, quindi andiamo avanti, continuiamo a lavorare bene come stiamo facendo e ci toglieremo grosse soddisfazioni. Grosse soddisfazioni dopo questa vittoria con il Giulianova, ma si pensa già alla gara di cartello che ci sarà nel prossimo turno in casa del Cesena? Ma sì, sarà una bella partita, gli stimoli non mancheranno, si va a giocare in uno stadio importante con tanta gente, quindi adesso in settimana da martedì cominciamo a pensare al Cesena. Abbiamo secondo me sofferto un pochettino il palleggio del Francavilla, ma lo sapevamo, la qualità tecnica è più importante della nostra, però mi permetto di dire che avevamo chiuso tutte le fonti di gioco offensive e quando il Francavilla arrivava a 3/4 e poi riuscivamo in ogni caso a controbattere e a chiudere azione. Avevamo finito il primo tempo con queste 2-3 ripartenze importanti. Dispiace il modo in cui l'abbiamo preso, perché non so se vi ricordate che hanno fatto 2 angoli di seguito su 2 passaggi del mio terzino che aveva palla e l'ha passata al portiere e da lì abbiamo fatto 2 angoli. Ecco, cioè dispiace il modo, perché vuol dire ormai la partita era, diciamo, credo che forse per azioni e quant'altro il pareggio oggi sarebbe stato tra 2 squadre secondo me forti, toste, che hanno dimostrato insomma di essere solide entrambi e esce a testa alta da questa partita. Essere sconfitti dopo 7 gare, perché noi comprese le 3 di Coppa Italia erano 7 turni che eravamo imbattuti, però dimostra che questo Giulianova secondo me in ogni caso esce a testa alta da Francavilla, dove sappiamo che in casa Francavilla insomma sta facendo sempre risultati importanti. Queste le dichiarazioni dei 2 tecnici, il servizio di Paolo Renzetti. Ci state scrivendo in tantissimi, ovviamente mano a mano scremando quello che ovviamente risulta un po' più forte, chiaramente parleremo anche grazie ai vostri contributi, ma possiamo dire, chiedo a Luigi Gervese, possiamo dire che oggi sono affrontate 2 delle squadre probabilmente più in forma delle abruzzesi, le abruzzesi più in forma, ecco, la sintetizzo, Notaresco a parte. Sì, sono 2 squadre che Francavilla conosco bene, è una squadra composta da giocatori importanti che ho avuto il piacere di allenare e quest'anno hanno cercato di migliorarla in alcuni reparti, mentre Giulianova è una squadra che è partita con molta umiltà, profilo bassissimo, però da quello che sto vedendo le prime partite è una squadra molto scorbutica, una squadra difficile da incontrare e è una squadra che ti fa giocare male, quindi è un risultato importante per il Villa, sono contento. Sono contento perché stanno facendo bene, soprattutto anche per i tifosi che sono sempre presenti e che ti guidano la squadra e incitandola fino alla fine della partita. È un merito anche quello che ha appena detto, cioè il fatto di far giocare male l'avversario, non è semplice. Riuscire sempre ad inibire le fonti di gioco avversarie, riuscire a modellarsi in relazione all'avversario.
Ma d'altronde quando tu hai una squadra che è consapevole che, ecco, come adesso il discorso della partita di oggi, quando una squadra forte come il Francavilla, una squadra deve essere umile e capire che tipo di gioco deve fare per poter raggiungere l'obiettivo finale. Il Giulianova di questo ne è consapevole, conosco anche l'allenatore che l'anno scorso allenava il Monticelli ed era una squadra sempre difficile da incontrare proprio perché le caratteristiche sono quelle che attualmente il Giulianova mette in campo, quindi è un risultato importante per il Francavilla perché, ripeto, non è facile battere una squadra come il Giulianova. A proposito del Francavilla che ha allenato l'anno scorso, qualcuno è rimasto, per esempio Banegas è rimasto, Mele è rimasto, comunque aveva già uno storico probabilmente questa squadra su cui si costruisce in maniera più semplice. Il Francavilla, il 70% della squadra era il gruppo dell'anno scorso, a partire dai ragazzini, fuori quota, Banegas, Palumbo, Mele, Dipinto, i fuori quota di Renzo, Sanseverino. Era una squadra, io penso che l'anno scorso è stato creato una bella struttura tecnica dove, ecco, sicuramente andava migliorata con alcuni innesti dove, soprattutto nei reparti dove siamo mancati. E l'anno scorso sono stati portati dei giocatori molto, molto validi, e questo da merito al direttore sportivo Marino che ha portato i vari Banegas e Palumbo, che erano giocatori sconosciuti per la categoria per la D del nostro girone, però erano giocatori che veramente hanno una qualità superiore alla media, e tant'è vero che quest'anno stanno facendo veramente bene, soprattutto Banegas, ma non avevo nessun dubbio perché è un ragazzo molto dotato tecnicamente e poi soprattutto un ragazzo molto serio e bravo, quindi gli auguro veramente il meglio per lui perché è un ragazzo che merita tantissimo. Si sono invertite un po' le posizioni, l'anno scorso andava fortissimo Palumbo e Banegas anche bene, però non è stato deflagrante come Palumbo, quest'anno all'inverso. Davvero vediamo un Banegas straripante a volte. Ma no, io avevo la certezza e la convinzione perché veramente un giocatore aveva dimostrato di tutto il suo valore a livello tecnico, però purtroppo l'anno scorso è arrivato in una condizione fisica molto precaria, aveva problemi a un ginocchio, quindi ha messo tanto tempo per cercare di recuperare una condizione giusta, ma non ho mai avuto dubbi sul suo valore, tant'è vero che quest'anno che veramente ha recuperato la condizione fisica, in questo momento sta facendo la differenza. Andrea, tra poco ascolteremo il presidente del Francavilla Candeloro. Intanto ci dicono Balducci del Giulianova merita una categoria superiore. Tu lo hai visto? Sì, è uno dei giovani del Giulianova. Direi che c'è bisogno di vederlo con altre verifiche, però il Giulianova ha fatto vedere dei fuori quota interessanti, anche lo stesso Fazzini che ha segnato la scorsa settimana, quindi c'è anche, vi segnalo un altro ragazzo, un attaccante, un Peperino, Barlafante, ci sono dei giocatori interessanti che oggi non c'era, perché era febbricitante, però sì, tra gli under del Giulianova ci sono dei giocatori interessanti, poi per dire se sono di categoria superiore, aspettiamo che si sviluppi questo campionato per dare un giudizio un po' più compiuto. E l'importante però è che siano buoni per la categoria, ecco, lì volevo arrivare. Sì, appunto bisogna vedere come i giocatori reggono l'impatto con questa categoria e poi cercare di capire se hanno una prospettiva di natura tecnica, mentale e fisica per poter sostenere un salto, che è un salto più cospicuo, più forte di quello che era tempo fa, perché ora si va direttamente nella C unica, prima c'era la C2 e quindi l'ingresso nei pro era un po' più morbido per chi veniva dalla Serie D. Ora però c'è un salto di qualità ben più spiccato, quindi attenzione, certo, quando facciamo poi queste valutazioni. Vediamo un episodio da Moviola, lo avete intravisto all'interno del servizio, è il gol annullato proprio a Banegas, che però tocca il pallone con la mano, c'è questa sponda, Banegas non ci arriva e vedete abbastanza netto il tocco con la mano sinistra, colpo un po' furbo, l'arbitro però era ben posizionato e non ha avuto problemi, infatti prende anche il cartellino
giallo Banegas che va a giustificarsi, ma insomma c'erano pochi dubbi sull'intervento sulla sponda di Cruz, non arriva il portiere del Giulianova, eccolo qua, l'abbiamo rivisto, gol da annullare assolutamente. Ci andiamo ad ascoltare l'intervista al presidente del Francavilla, Gilberto Candeloro, sempre al microfono di Paolo Renzetti. Presidente Candeloro ha appena fatto i complimenti a Stallone per l'ottima partita giocata anche dal Giulianova, bene anche il Francavilla, soprattutto grazie ad un ottimo secondo tempo, è d'accordo Candeloro? Lui è un ottimo mister e anche un ottimo oratore, quindi lo ammiro molto. Giulianova è una squadra che darà fastidio a moltissimi, perché è quadrata, perché non si ferma mai, magari non bellissima da vedere ma efficace, e quindi se loro sono bravi noi siamo stati un po' più bravi, perché questo gol abbiamo fatto, ne potevamo fare altri, però man mano impariamo. Una vittoria importante che vi mette nelle migliori condizioni in vista della gara di domenica prossima con il Cesena, una gara storica comunque per il Francavilla Calcio. Se non fosse altro per la cornice, si parla di 8-9 mila spettatori, dicevo prima il suo collega, quelli che facciamo a Francavilla in 8 mila anni, quindi più o meno siamo nelle stesse condizioni. Noi ce la giocheremo anche là, perché è una squadra che l'anima la mette in campo, è un mister che trasmette quello che ha in testa, riesce a trasmetterlo bene. Se man mano imparerà anche a guarire quelle poche lacune di gioventù che fanno fare qualche piccoli errori che possono essere pericolosi, è una squadra bella, comunque il cuore c'è. Questa era l'intervista al presidente della Francavilla Gilberto Candeloro, do la buona serata, il benvenuto e i complimenti che a questo punto sono veramente meritati al direttore sportivo del San Nicolò Notaresco, Stefano De Angelis. Buonasera direttore, buonasera. Complimenti, ovviamente noi abbiamo aspettato per far vedere il servizio di questo pomeriggio, anche perché per Stefano De Angelis quella di oggi non poteva essere una partita come tutte le altre, perché eri l'ex della gara. Va bene, chiudiamo la parentesi legata a Francavilla Giulianova. Avete sentito, settimana prossima Andrea si va al Manuzzi. Sarà la prima al Manuzzi per il Cesena, che ha giocato le prime partite al Morgagni di Forlì, e come ha detto il presidente Candeloro si aspettano 8-9 mila spettatori, gli stessi che ha detto il presidente si facciamo a Francavilla in 8 mila anni. In 8 mila anni, vabbè. Esatto. Però insomma, presentarsi con la vittoria di oggi, con le ultime vittorie, a pari punti, questa classifica importante, a questo test col Cesena, certamente le pressioni saranno tutte sul Cesena. Occhio però, perché bisogna essere tranquilli, ma bisogna andare con la giusta, come si dice ora in qualche ambiente, con la giusta garra charrua, no? Perché se poi si va senza pressione, la pressione è tutta sul Cesena e il Cesena poi ti può asfaltare. Invece no, Francavilla deve andare con la leggerezza, ma anche con la convinzione di poter fare una grande partita e di poter magari cambiare anche la storia del campionato, perché se il Francavilla fa il partitone e vince a Cesena, magari si iscrive alla corsa per vincere il campionato, ammesso che non sia già iscritto, però magari una gran prova lì a Cesena. E poi mettiamoci anche nei panni di Banegas, Palumbo e altri giocatori che, se giocano un partitone al loro Gel Stadium, magari si fanno notare a Cesena e in altre piazze. Quindi eh sì, è una partita davvero importante da affrontare con la serenità dovuta, ma anche con la giusta cattiveria, perché altrimenti si rischia di venire asfaltati da un Cesena che riabbraccerà il suo stadio. Eh sì, e che viene da un pareggio contro la San Giustese. Tutto giustissimo, noi ci dobbiamo fermare. Andrea, Dio benedica la garra charrua. Eh sì. E sai benissimo tanto, perché tanto il Francavilla ha giocatori sudamericani, no? Quindi, eh sì, infatti. Uruguayani probabilmente no, però sudamericani qualcuno. Un po' di ciurrasco. Esatto, okay. Esatto, ci fermiamo per la pubblicità. Non cambiate canale, al rientro ci vediamo. Tutte le emozioni di Avezzano Notaresco, a tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone. Siamo pronti per vedere le immagini del secondo derby di giornata, quello che ha vinto il Notaresco 3-1 sul campo dell'Avezzano. Il servizio è firmato per noi da Andrea Costantini. Vediamo.
Il Notaresco passa anche al De Marzi e si conferma regina a sorpresa del girone F e lo fa con una prestazione di assoluta qualità e autorevolezza. L'1-3 del De Marzi fa sognare i rossoblù ma fa sprofondare i padroni di casa col presidente Paris che annuncia nel dopopartita che la squadra lotterà per la salvezza e non più per la vittoria, rimandando a martedì provvedimenti drastici su tecnico e giocatori da mandare via. La cronaca. Nell'Avezzano il tecnico Giampaolo conferma il 4-2-3-1 con Di Gianfelice che rileva l'infortunato Sbardella al centro della difesa mediana con l'ex Bisegna e Bianciardi. Nel classico 4-3-3 del suo Notaresco Cudini lascia in panchina Di Lollo, inserisce Massetti terzino e alza Candellori in mediana. Il Notaresco fa sul serio e il primato non è occasionale. Lo capisce subito l'Avezzano che al settimo rischia di andare sotto. Moretti spizza per Bontà, il cui lob è neutralizzato da Fanti. La risposta dei padroni di casa con Cerone, il cui tiro è deviato sull'esterno da Massetti. Fatto curioso al 12esimo, Liguori simula platealmente in area di rigore e a fine azione viene graziato dal direttore di gara che non lo ammonisce. Al 17esimo l'Avezzano passa in vantaggio. Il tiro di Delamo è smorzato in corner da Massetti sugli sviluppi del tiro d'angolo di Pellecchia, zampata dalla corta distanza del baby classe 2000 di Gianfelice che sblocca la situazione e si regala il suo primo gol. Ma il Notaresco è una vera prima della classe. Non solo non si abbatte, ma sale di livello. Al 22esimo doppia chance per la squadra del presidente Di Giovanni, cross di La Barba e testa di Candellori. Fanti si salva, poi Liguori recupera e centra per lo stacco imperioso di Bontà che non inquadra lo specchio della porta. Pareggio rimandato a 3 minuti dopo, sventagliata di Blando che innesca Moretti, il quale rientra, supera Besana e calcia. La deviazione di Menna spiazza Fanti ed è 1-1. Gara in mano a Notaresco. 28esimo, Minella sotto porta, sfiora soltanto e manca il colpo dell'1-2. Il centravanti italo-argentino però 7 minuti dopo al 35esimo ha un'altra opportunità e stavolta non perdona. Rilancio di Blando, di Gianfelice manca il pallone, Minella fila verso Fanti e lo batte facilmente facendo esplodere il settore ospiti per il meritato sorpasso notareschino. La furia rosso-blu si placa a questo punto e l'Avezzano a rifarsi vivo con Deramo al 38esimo e soprattutto al 43esimo quando la punizione di Bisegna pizzica la parte alta della traversa. Sull'orlo del baratro Federico Giampaolo cambia 2 elementi dopo l'intervallo, Di Paolo e Alessandro per Bianciardi e Deramo, ma ad eccezione dell'occasione del primo minuto quando Monti sbarra la strada a Menna trovato in aria dal piazzato di Bisegna, la storia non cambia, anzi Notaresco sempre più padrone del campo e Biancoverdi in balia della capolista. Basti vedere come al quarto d'ora Candellori ruba palla a Bisegna, l'ex Samba avanza e Di Giustezza con un piattone supera Fanti 1-3 per una festa che è tutta della capolista, la quale continua a controllare il gioco per un altro quarto d'ora. La fase finale si fa poi più spezzettata, l'Avezzano prova a ridestarsi dal torpore e recrimina per un doppio episodio, l'offside fischiato ad Alessandro e una spinta galeotta su Cerone in area di rigore, ma Grasso di Ariano Irpino fa giocare. Nel finale non accade più nulla e il Notaresco allora può brindare al quinto successo consecutivo, un avvio di stagione da sogno, da incubo quello dell'Avezzano che vede andare in fumo i principali propositi stagionali. Cudini, un avvio da sogno, 5 su 5, primato, punteggio pieno, non è un sogno? Ma in questo momento per noi è realtà, più che un sogno, perché viviamo la giornata, viviamo domenica per domenica, quindi cerchiamo di affrontare le gare con l'umiltà e la voglia di far bene e di mettere in difficoltà l'avversario. Anche oggi qui a Avezzano non era facile, abbiamo sviluppato molto bene la gara e al di là dei gol che abbiamo fatto, credo che i ragazzi abbiano fatto quello che dovevano, quindi di questo siamo molto contenti. Ecco, sorprende come Notaresco viene ad Avezzano e viene a imporre il suo gioco, lo ha fatto nel primo tempo, lo ha fatto anche nella ripresa quando era in vantaggio. Ma noi cerchiamo di essere una squadra che ha queste prerogative, non siamo una squadra che sicuramente può stare dietro e difendere e gestire la partita, quindi la nostra idea è quella di fare calcio in questa maniera, poi fin quando ce la faremo non lo so, fin quando il risultato o il campo ci darà ragione, però la nostra idea è sempre questa. L'Avezzano cambia gli obiettivi, adesso giocherà per la salvezza, voleva vincere il campionato, il Notaresco cambia gli obiettivi? Assolutamente no, mi dispiace sinceramente per una realtà come Avezzano che l'anno scorso ha fatto un campionato importante e quest'anno è partito con un handicap tra virgolette, però il nostro obiettivo non cambia sicuramente, anzi faccio in bocca al lupo alla società in questo momento e alla squadra, al mister per potersi riprendere il prima possibile perché lo merita e perché ha anche una squadra a disposizione, una rosa importante, quindi però il calcio sappiamo che è così, però i nostri obiettivi sinceramente non cambiano, la salvezza è la prima cosa.
qualcosa. Andiamo domenica per domenica per divertirci e fare subito il risultato, preparandole nel migliore dei modi ogni gara. Questo è il servizio, poi sentiremo anche Paris. Visto che schermandegli questo vince il premio di SMS della domenica, fantastico, bellissimo, perché poi ci sono anche questi SMS simpatici, davvero, anche a chi ha un tocco di originalità nello scrivere i messaggi. Comunque, torniamo a noi. Cinquina, 5 partite, 5 vittorie. A Stefano De Angelis ha sentito Cudini, ha detto l'obiettivo chiaramente non cambia. Però io non so se Stefano De Angelis in fase di costruzione di questa squadra dopo 5 giornate si aspettava di avere 15 punti. No, sicuramente non ci aspettavamo magari di avere 15 punti, però sappiamo benissimo della rosa che abbiamo fatto, di una squadra giovane che ha bisogno di lavorare e sicuramente di vivere domenica per domenica. Poi, ripeto, partire bene ti dà entusiasmo, i giovani sappiamo bene che ci sono i pro e i contro, se prendono entusiasmo possono crescere velocemente, quello che sta succedendo adesso a Notaresco, perché poi alla fine è una rosa, una delle medie di 21 anni, sono molti giovani e stanno dimostrando le loro qualità, che penso sempre che la Serie D, se uno vuole emergere, deve avere questi presupposti. Ecco, la cosa che ha stupito di questa squadra, poi chiederemo conferma anche ad Andrea, la cosa che ha stupito il direttore di questa squadra è che in controtendenza rispetto a quanto si possa pensare di una squadra giovane come la vostra, nelle difficoltà non solo non va in barca ma quasi si esalta, cioè oggi è andata sotto e ha cominciato a giocare anche meglio. No, questa infatti è la cosa che siamo più contenti, perché sta dimostrando anche, nonostante sia una rosa giovane, di avere anche la personalità che ci vuole in questi momenti, che per venire a giocare ad Avezzano contro una squadra forte sicuramente, che aveva solo un risultato, e andare sotto, reagire, non scomporsi è stata magari la cosa principale che magari fa piacere a noi, al mister, fa piacere a me come direttore, della caratteristica che ha questa squadra che sta mostrando. Certo. Preparazione fatta, allenatore competente, squadra completa, pubblica ed abbonati di altra categoria, città stupenda, questi sono i risultati. Chiedo a Pierluigi Ervese come fa un allenatore, prova a metterti nei panni, non è facile, di Cudini, ma come fa un allenatore in questo momento a tenere un po' a bada gli entusiasmi che sono legittimi, che ci stanno? È così. Ma io penso che Cudini, a parte che veramente sta dimostrando tutto il suo valore, perché ripeto, parlavo col direttore, è una squadra che gioca veramente bene al calcio e dimostra anche di avere tanto coraggio, perché da quello che ho visto oggi ho fatto giocare un 2001 blando in mezzo al campo, e vuol dire che questo gli fa onore, perché è un allenatore che ha coraggio ed è... E mette i ragazzi in campo senza guardare l'età, ed è già una cosa bella. Io penso che l'entusiasmo che hanno non la devono assolutamente frenare, ma devono vivere di questo entusiasmo, perché i ragazzi si esaltano. Loro, è una squadra che ha un'identità di gioco, quindi non è una squadra che sta facendo risultati solo per una questione di fortuna o di situazioni favorevoli, è una squadra che gioca bene al calcio e difficilmente penso che si possano perdere per strada, quindi loro devono soltanto vivere la giornata, l'obiettivo principale è la salvezza, quindi in questo momento devono continuare a giocare e a fare quello che vuole l'allenatore. Ho sotto mano, Andrea, vengo da te, la distinta di oggi del sì. Notaresco, Monti 99, sì. La Barba 99, Blundo 2001, Liguori 99 e poi in panchina oltre ai 93, 94, Moretti 94, Bontà 93, Massetti 96, Dalmazzi 94, in panchina Dostiglio 2000, Leonzi 2001, Cancelli 2000, Marcelli 99, Manari 97, Petrarullo 98, insomma questa è una squadra. Eccola qua, ha tirato fuori Maurizio con un colpo di reni, davvero squadra davvero giovanissima. Che impressione hai avuto tu oggi che l'hai vista dal vivo? Ottima, Blando 2001,
tra l'altro mi pare venga dalla Promotion Soccer, una squadra, oggi l'abbiamo detto, di settore giovanile del contesto dell'Interland napoletano. 2001 messo davanti la difesa, sapete bene che è uno dei ruoli più cruciali, anche col tipo di modulo adottato da Cudini, nel 4-3-3 lui era il giocatore davanti alla difesa, quindi voglio dire, è vero che ha due mastini come Bontà e Candelori di fianco, ma una bella responsabilità. Peraltro dal suo piede sono nati i due lanci che hanno portato al gol dell'1-1 e dell'1-2. Quindi comunque anche sul settore under lo stesso La Barba ha fatto molto bene a sinistra, e cioè aveva un avversario durissimo come Pellecchia. Quindi è evidente che gli under stanno rendendo bene, però c'è questa ossatura anche importante con Minella, Moretti e poi i due centrali di difesa, Salvatori in particolare, ma anche Dalmazzi, loro sono, diciamo, l'ossatura principale. Oggi non ha brillato come le altre volte Liguori, che era stato decisivo nelle partite precedenti, però ad Agnone questa squadra va sotto, comincia a macinare gioco, pareggia e vince in maniera nitida, come riconosciuto anche dagli avversari. Oggi ad Avezzano mi ha stupito la personalità con cui ha approcciato la gara, ha reagito allo svantaggio, e la cosa che mi ha più sorpreso è che nel secondo tempo, avanti 1-2 o 1-3, era il notaresco a fare la partita, a mettersi nella metà campo di un Avezzano inerme. Sicuramente ci sono i demeriti dell'Avezzano, perché una rosa del genere, una squadra del genere, può e deve fare di più, però c'è anche da dire che notaresco non è stato lì a guardare, ma ha imposto il suo gioco, il suo momento, quindi ha strameritato di vincere oggi e ha legittimato un primato che solo chi non vede giocare il notaresco può definire sorprendente, perché vedendo giocare questa squadra oggi, se uno atterrava, il classico marziano, vedeva la partita e vedeva prima della partita la classifica, diceva: beh, che problema c'è, tutto normale, prima della classe, ultima della classe, e la partita ha detto questo, e tant'è. Assolutamente. Io volevo chiedere, visto che abbiamo parlato di Blando ma anche di altri giocatori, volevo chiedere a Stefano De Angelis dove li è andati a scovare, come li ha scovati questi giocatori, questi ragazzi. Vabbè, no, questo è stato anche insieme al mister, poi alla fine sono anche, cioè, le cose vengono anche per caso, perché per esempio, ma non è solo Blando oggi ha fatto bene, ma come tutti i giorni devono crescere. Altre volte ha giocato già da mezzala, come ha giocato Fabriani, che è infortunato, Di Stefano un 2000 che è infortunato, che avevano già giocato, perciò sono anche momenti della stagione in cui, cioè, vengono fuori. Blando quest'estate è stato un provino a San Nicolò, lui si guardavano i giocatori per la Juniores, e c'era una squadra di Napoli, un settore giovanile di Napoli, che è venuto a fare un amichevole con i nostri ragazzi a San Nicolò, e da lì abbiamo deciso di prenderlo, ma proprio portarlo in prima squadra. Poi lui è stato bravo, il mister, è stato bravo lui a crescere e a meritarsi di rimanere dal ritiro in poi in prima squadra, come sono tutti gli altri giovani, Cancelli, ce ne sono tanti. Perciò, anche perché questa squadra non potrebbe fare altrimenti questi risultati se non hanno questo tipo di crescita, questo tipo di impegno. Però, ripeto, sono tutti giovani che vanno lasciati crescere senza grandi responsabilità, perché sappiamo benissimo, ci godiamo questo momento e siamo contenti dei complimenti, però sappiamo anche che il nostro percorso, che verranno anche momenti più difficili, perciò rimaniamo ben saldi con i piedi per terra, che già dove c'è, come dice il mister, è una squadra nata per giocarsi domenica per domenica senza fare programmi. Assolutamente. Poi chiederemo anche a Stefano De Angelis che impressione ha avuto della sua ex squadra, l'Avezzano. Crisi profonda, Andrea, ci ascoltiamo, poi vedremo anche la Moviola, però ci ascoltiamo prima lo sfogo al tuo microfono del presidente Paris dopo la sconfitta interna. Presidente Gianni Paris, una prestazione assolutamente al di sotto delle attese, una prestazione direi anche scadente, finita 3-1, andiamo subito al sodo, alla posizione di Giampaolo. Beh, martedì parlerò col mister, e quindi siccome adesso dobbiamo abituarci a pensare che
l'obiettivo della società è cambiato, faremo una squadra per salvarci, quindi verranno mandati via a novembre dei giocatori e quindi faremo una squadra solo per salvarci, perché ormai abbiamo capito che non quando si parte male dopo 5 partite, 4 sconfitte è tanto, abbiamo una difesa che è un colabrodo, mia madre cucina la pasta molto meglio e quindi praticamente è giusto che sia così, che si facciano dei cambiamenti in corso, la squadra non risponde, gli under che sono stati presi in questa stagione non sono all'altezza della situazione e quindi chiaramente è un problema non solo dello staff di chi mi ha comunque fatto venire, fatto contrattualizzare dei giocatori eccetera, ma ovviamente anche mio, che ovviamente ho scelto di accettare alcuni giocatori che non hanno neanche la dignità, la caparbietà per vestire la maglia dell'Avezzano Calcio. Quindi Giampaolo possiamo dire esonerato? Al momento non lo dico, aspettiamo martedì, poi valuterò, insomma, perché il problema è proprio la squadra, ci sono dei giocatori che non sono all'altezza dell'Avezzano Calcio, quindi chiaramente cambiamo obiettivo, faremo un campionato solo per salvarci, quindi cambieremo anche il budget, quindi taglieremo in maniera sensibile il budget, ormai il campionato sarà un campionato diverso. Presidente, ma cosa è successo? Fino a qualche mese fa questa stessa squadra incantava il girone F, ora invece è una squadra fantasma, che cosa è successo? Nel calcio come nella vita ci vuole la testa, senza la testa non si va da nessuna parte, i ragazzi sembrano che abbiano preso qualcosa nella loro vita sostanzialmente, abbiano perso il centro, il baricentro di quello che significa fare i calciatori eccetera, quindi non seguirò la squadra in trasferta domenica prossima, mi pare ad Agnone, e quindi aspetterò la piega degli eventi, tanto siamo ultimi a 0 punti e quindi dopo 5 partite una partenza così deludente è qualcosa di abominevole, veramente neanche nella peggiore delle ipotesi avevo previsto di partire con e poi soprattutto perché questa è una squadra che costa tantissimo e allora chi andrà via, presidente? Giocatori che chiaramente quanti? Almeno 3-4 sicuri. Cercherò di prendere gente che è abituata a salvarsi. Sfogo duro, molto forte del presidente dell'Avezzano Gianni Paris. Andrea, tu che l'hai raccolto, insomma, anche oggi ce l'hai proposto, la sensazione è quella che hai detto anche tu in avvio, cioè che ce l'avesse più con la squadra che con il tecnico. Sì, però queste parole non aiutano, perché se la squadra rende poco e i calciatori ascoltano queste parole, come si mette? Cioè, ora l'Avezzano si trova in una pessima posizione di classifica, siccome il provvedimento più semplice e cacciare l'allenatore, e io personalmente auspico che Giampaolo possa restare su quella panchina, perché ha dimostrato di essere un ottimo allenatore. Quando le cose vanno male, però il provvedimento diciamo così il più standard, immediato da prendere, perché poi se devi pensare alla squadra e ne devi cambiare tanti, è vero che c'è un mercato da fare, ma non è facile rifare da capo la rosa o stravolgerla, quindi questa stessa squadra che ora viene accusata in maniera proprio apertis verbis è la stessa squadra che dovrebbe cercare di tirare fuori l'Avezzano, ma vuoi che non accada, uno potrebbe pensare, però se il giocatore poi viene stimolato al contrario con queste parole, io non so se sia controproducente. È vero fare autocritica, è giusto fare autocritica, però è anche vero che bisogna compattarsi nelle difficoltà, perché se non ci si compatta poi salta il banco, e siccome l'Avezzano ha 0 punti e ci sono squadre, vedasi il Notaresco, ma anche altre che dovrebbero stare nei pronostici iniziali nella parte bassa della classifica ma sono in alto, e lì in basso ci sono ad esempio Vastese e Avezzano, queste piazze o si compattano tutte le componenti, altrimenti la stagione che è iniziata male può finire anche peggio. Certo, io volevo chiedere, domanda unica per entrambi gli ospiti, volevo chiedere sia a Perugia Ervese che al direttore Stefano De Angelis, volevo riproporre la stessa domanda che tu, Andrea, hai fatto al presidente Paris, ovvero sarà capitato anche a voi magari in carriera che una squadra confermata dall'anno passato
stravolga totalmente le proprie prestazioni. L'Avezzano, a parte qualcuno, per esempio Persia che è andato a Teramo, ma sostanzialmente è la squadra dello scorso anno che aveva centrato una semifinale a playoff dopo una lunga rincorsa, ma che aveva fatto vedere anche un grande calcio. Com'è possibile? Cioè, è possibile innanzitutto che stessi elementi possano non trovare più la stessa alchimia? Io penso che sia un discorso di motivazione. Una motivazione purtroppo a volte dopo un campionato come l'anno scorso fatto l'Avezzano può venire meno, e nello stesso tempo penso che anche a livello psicologico il partire con la penalizzazione penso che abbia potuto pure incidere sulla mente dei ragazzi, e soprattutto anche la prima partita penso che l'Avezzano contro il Cesena, perché devo dire che a parte la partita di oggi l'Avezzano ha sempre giocato bene, quindi i segnali di una squadra cioè la squadra che è messa male, che non riesce a reagire, non aveva mai dato questa impressione, certo, a parte oggi. Quindi io penso che, a parte sono molto dispiaciuto per Federico perché lo conosco bene e so che è un allenatore molto valido e preparato, in questo momento sono d'accordo con Andrea quando dice che bisogna essere uniti e cercare di ricompattare l'ambiente, e solo insieme se ne esce fuori, perché altrimenti veramente diventa difficile con una squadra che aveva degli obiettivi diversi, adesso in questo momento si trova in basso in classifica. Bisogna avere veramente tanta forza mentale, soprattutto perché qui a livello di tecnica poi c'entra poco, perché ripeto, è una squadra che l'anno scorso ha fatto veramente bene. Bisogna ritrovare la motivazione giusta e cercare di essere uniti e insieme tirarsi fuori da questa situazione. Allora, io chiedo sempre a Iervese e poi passo a Stefano De Angelis. Domani a Basto sono andato totalmente scremato, così come farà la Vastese. No, speriamo di no. Poi il servizio di Sant'Arcangelo Vastese, lo facciamo per ultimo perché avevamo dato ovviamente spazio prima ai due derby abruzzesi. Probabilmente molti degli, tra virgolette, equivoci sono nati quest'estate con questo cambio di modulo che 3-4-3, poi si è tornati un po' indietro alla prima di campionato perché c'era stata anche la sconfitta in Coppa a Vasto contro la Vastese, ma un allenatore ad un certo punto, dopo una ottima annata, proprio a proposito di stimoli, il modulo è uno stimolo su cui rimisurarsi l'anno dopo? Il cambio di modulo con gli stessi giocatori, provarli a far giocare magari in maniera differente? Ma io non mi fisserei tanto sul modulo. Il mio pensiero è un pochettino... No, anche perché poi adesso gioca con lo stesso modulo dell'anno scorso, però probabilmente alcuni degli equivoci all'inizio, per esempio la posizione di Cerone, è stato proprio partendo da quel famoso 3-4-3 estivo. Però è evidente che un allenatore voglia anche sperimentare, ci sta. Sì, ma io penso che l'allenatore debba trovare la migliore collocazione a ogni giocatore che ha a disposizione. Il modulo penso che sia relativo, bisogna soprattutto, io penso che un allenatore come Federico, che ha avuto una squadra l'anno scorso, ha fatto un campionato ottimo, cambiare modulo se l'ha fatto è perché ha capito che forse mancava qualche elemento che gli permettesse di continuare il discorso dell'anno scorso, mi riferisco al centrocampista che è andato al Teramo, Persia, che è un giocatore che dava equilibrio, dava corsa e dava sostanza. In questo momento penso che lui abbia cercato in tutte le maniere di trovare una soluzione per far rimanere l'equilibrio che aveva l'anno scorso. Invece a Stefano De Angelis volevo chiedere, è anche complicato stravolgere una squadra cambiandogli l'obiettivo in corsa? Lo chiedo ovviamente da direttore sportivo, se magari lei mai fosse chiamato a fare una cosa del genere, cioè stravolgere l'obiettivo di una squadra anche dal punto di vista dell'organico, non è neanche facile. No, ma non è facile, ma soprattutto dopo 5 giornate, perciò alla fine però penso che siano anche parole dette dall'amarezza, magari non si aspettava un avvio così, perciò non, anche perché adesso mettere mano adesso è difficile, il mercato si apre a dicembre, non è mai semplice poi cambiare tanto, nel bene e nel male. Il discorso è lì, cioè, come dicevo, io sono d'accordo con il mister che il problema principale può darsi che dopo un campionato del genere, arrivando terzo, l'aspettativa è quella che magari doveva alzare l'asticella, perciò certo. Cioè, partire con una penalità, magari perdere la prima con il Cesena in quella maniera, Giuliano, visto che magari ha avuto tante occasioni, magari non fai punti, magari viene a mancare un po' l'autostima, penso che il problema sia questo, però sicuramente non è un problema di valore dei giocatori.
Io penso questo. Andrea. Sì, faccio una domanda un po' cattivella a Stefano De Angelis, che ha lavorato per anni gomito a gomito con Gianni Paris, e ieri quando Paris diceva quelle parole lui era un po' distante. Prima, ma ascoltava. Volevo sapere, insomma, qual è stato il primo pensiero di De Angelis, che è una persona che conosce molto bene Gianni Paris. Lo conosco bene, anche perché sono parole che magari ha detto anche quando c'ero io a Avezzano, dico, perciò sono cose che conosco, sappiamo tutti com'è il suo carattere, è un passionale. Ripeto, per me sono parole dette dall'amarezza, magari dall'aspettativa della società, del suo, e magari che si aspettavano a via totalmente diverso. Io penso che sia questo. Io sinceramente un pochino dopo la sconfitta di oggi me lo aspettavo, poi non so, magari le parole precise di quello che ha detto, magari non, no, però mi aspettavo sicuramente magari una sua presa di posizione. Sì, tra l'altro sono le stesse parole che poi alla fine dell'intervista Paris ha detto di aver riferito prima dell'intervista ai giocatori, perché era stato negli spogliatoi. No, a Stefano De Angelis voglio chiedere se è possibile immaginare un'evoluzione per il notaresco tale per cui si possa guardare in alto, se non quest'anno con un progetto pluriennale, perché io poi oggi mi sono intrattenuto anche con altri, non so se dire della dirigenza, comunque dell'organizzazione, ho notato questo aspetto, piedi per terra, siccome ho parlato con qualcuno che ha vissuto anche gli anni del notaresco in eccellenza, quando la piazza si infiammava in poco tempo, e ora invece ho trovato un ambiente, ripeto, con i piedi per terra. Se effettivamente può confermare questo aspetto, cioè che si guarda con serenità a questa attuale posizione di classifica, ma se è possibile fare un discorso prospettico per una crescita del notaresco, magari anche guardando a una promozione tra qualche anno. Questa magari è una domanda che, ripeto, io guardo al presente, che poi quello che succederà magari domani o tra un anno o due anni sarà la società a dirlo, che parsi che non ci sia più io, non lo so, e le cose cambiano. Però sicuramente è una società giovane, che, dove c'è il presidente di Giovanni, che viene già da 10-15 anni di San Nicolò. A Notaresco ha incontrato gente che ha un grande entusiasmo, che ha voglia di fare calcio, di fare le cose per bene, perciò penso che ci siano tutti i presupposti per costruire qualcosa magari di serio, di importante. Adesso importante non voglio dire le aspettative di Serie C, questo non lo so, perché poi ci sono tanti altri fattori che devono entrare in gioco. Sicuramente quello di far bene, di fare una squadra giovane quest'anno, di gettare le basi, poi se si riuscirà a fare qualcosa di più con il tempo, questo sarà la società a dirlo, magari se la facendo. Che ambiente hai ritrovato ad Avezzano, Stefano De Angelis? Ah, l'ambiente è normale, che dopo quattro giornate ti trovi con zero punti, c'era un po' di scetticismo, però ho visto ancora gente che ci crede, giocatori che ci credevano prima della partita. D'altronde il campionato è appena iniziato, perciò c'è tutto il tempo, basta un attimo per cambiare l'inerzia di un campionato. Adesso, per esempio, penso che oggi l'Avezzano abbia avuto la sfortuna di trovare una squadra che è in salute, perché magari se avesse incontrato un'altra squadra, magari soltanto con le loro qualità, anche se non era il momento moralmente al massimo, non erano, però sicuramente a qualità importanti, e bastava magari un risultato positivo che potevano ripartire. Però è normale che dopo questa sconfitta c'è un po' di negatività e delusione. Andrea, prima di andare in pubblicità, ci fai vedere qualche episodio da Moviola che riguarda, sì, proprio la partita di questo pomeriggio? Il primo episodio in realtà è una curiosità, facciamo vedere anche perché sia un monito, ecco, cerchiamo di non simulare troppo, prendiamo con riferimento quello che ha fatto un giovane che ha strabiliato in questo inizio di campionato, ma anche lo scorso anno, Liguori, che qui si lascia cadere in maniera molto goffa e plateale, ecco, vedete, allarga la gamba, neanche trova quella dell'avversario, va giù e poi viene graziato dal direttore di gara, che gli dice non lo rifare, però potevano essere gli estremi del cartellino giallo. Quindi questa è una
curiosità, non è neanche un episodio da Moviola perché è talmente chiaro. Guardiamo due episodi che hanno fatto recriminare l'Avezzano sull'1-3. Eravamo nel finale, l'Avezzano cercava il gol del 2-3, questa è una situazione molto dubbia con Alessandro imbeccato da Cerone, ecco qui. Sembra appena appena avanti al giocatore più vicino a lui, ma poi si apre l'inquadratura, ci sono altri giocatori lì in mezzo, qualche dubbio mi resta, ma non lo possiamo fugare, non so cosa ne pensate voi. È complicato. Sul primo mi baso sulle ombre, sul primo difensore, che è quello che gli sta più vicino, chiedo a mister Iervese, sul primo difensore penso che sia un po' più avanti, però è chiaro che è impossibile farlo fare la valutazione sugli altri. In questo però mi sono aiutato con le ombre. Sì, perché bisogna vedere gli altri tre che cosa, esatto, la posizione degli altri tre difensori, quindi l'assistente era in linea, sicuramente avrà visto bene. Andrea, poi? Sì, tra l'altro che palla di Cerone per la velocità di Alessandro, giusto per tornare sulla qualità che avrebbe l'Avezzano. L'ultimo episodio, proprio con Cerone coinvolto in prima persona, c'è questo traversone sul secondo palo, forse potrebbe intervenire di testa, c'è un contatto, una spinta un po' galeotta da parte di Massetti, siamo davvero al limite, l'arbitro ha fatto giocare, però se avesse fischiato un rigore si sono viste situazioni molto più veniali, punite con un rigore, e qui davvero Massetti ha rischiato troppo probabilmente. Rivediamolo, giudizio di Serie Ervese. Ha rischiato perché ci può stare il rigore. Sì, il rigore per me ci poteva stare, anche perché la palla arrivava da Cerone, non era neanche una palla così alta, irraggiungibile, arrivava proprio sulla testa di Cerone, e qui Massetti ha rischiato. Assolutamente, grazie Andrea anche per questi episodi da Moviola. Ci fermiamo per l'ultima volta questa sera, poi al rientro apriamo, state scrivendo tantissimi da Vasto, vi ringraziamo, faremo vedere Sant'Arcangelo Vastese, perché come abbiamo detto, fiducia a tempo per Palladini, fino a domenica prossima, a tra poco. Ultima parte dell'Abruzzo del pallone, stiamo per andare a vedere la sconfitta della Vastese sul campo del Sant'Arcangelo, si giocava a Rimini, è della verità. Intanto a Ferrara vantaggio dell'Inter contro la Spal 1-0, gol di Mauro Icardi, nonostante qualche gufo che dalla regia continua a evidentemente tirarmela, però insomma è cambiato il risultato, vabbè, scherzi a parte, Sant'Arcangelo Vastese 2-1. La Vastese esce sconfitta dal Romeo Neri di Rimini in una gara, quella con il Sant'Arcangelo, che sarebbe servita per rilanciare le quotazioni di Ottavio Palladini, ma che finisce per mettere ancora di più nei guai il tecnico, sempre più a rischio, ma confermato dalla dirigenza almeno fino a domenica prossima, quando gli aragonisti se la vedranno in casa col Forlì battuto dal Monte Giorgio. E dire che la partita era iniziata molto bene per i biancorossi abruzzesi, che si ripresentavano con lo schieramento quasi identico a quello di domenica scorsa, il 3-4-1-2, un napolano alle spalle di Leonetti e Giampaolo, che al dodicesimo trova subito la rete servito in area proprio da Napolano e autore dell'incornata vincente che batte Battistini. Sembra una Vastese sciolta anche per merito del vantaggio, ma che ad un certo punto si perde. La reazione del Sant'Arcangelo non è irresistibile, ma tanto basta per ribaltare già nel primo tempo il punteggio. Alla mezz'ora infatti è un gioiello direttamente da calcio piazzato dell'ex pescarese Emanuele Cascione a beffare Morelli, gol che regala il pari ai romagnoli, ma che soprattutto cambia l'inerzia di un match che la Vastese continua a giocare con determinazione prima della dormita difensiva che 5 minuti dopo l'1-1 permette a Peroni di completare e perfezionare la rimonta gialloblu. A questo punto, con il risultato ribaltato, il Sant'Arcangelo in chiusura di primo tempo sfiora anche il tris, lo fa con la conclusione di Mattias Mancini che centra in pieno la traversa. Nel secondo tempo Palladini prova a giocarsi anche la carta di Capitanfiore al posto di Napolano, tentando in tutti i modi la via per un pari che avrebbe dato un respiro soprattutto dal punto di vista psicologico, ma al 66esimo Morelli è decisivo su un altro neo entrato 5 col portiere aragonese, bravo a sventare il tris del Sant'Arcangelo. La stessa vicinissima al gol al minuto 70, incredibile la mischia che si crea in area di rigore, Leonetti calamita il pallone, calcia a botta sicura, ma Battistini distinto si rifugia in corner, la pressione degli ospiti non mette in particolare ambasce la squadra di Daniele Galloppa, che in 4 giri di lancette dunque porta a casa l'intera posta in palio. Terza sconfitta in 5 gare per la Vastese, penultima nel gruppone con Agnonese, Campobasso e Castelfidardo, una situazione di classifica assolutamente impronosticabile in avvio di stagione, anche il cambio di modulo per ora non sta portando quei punti che si
servirebbero per una rincorsa a questo punto davvero molto difficile. La vittoria manca ancora e domenica prossima all'Aragona tutti si aspettano i 3 punti, dovessero sfuggire nuovamente per Palladini sarebbe davvero il capolinea. Fiducia rinnovata per altri 7 giorni, a tempo determinato dunque, da adesso in poi non potrà sbagliare più. E dunque sconfitta per la Vastese, però nel complesso in una gara in cui abbiamo visto anche in questo caso gli highlights, poi alcuni non ci sono ma ve li mostriamo adesso, alcune situazioni di gioco in cui la Vastese ha giocato anche bene con questo nuovo modulo 3-4-1-2 con Napolano che dovrebbe fare il trequartista, però come vedete in questo caso va sull'esterno, mette al centro una ottima palla per Giampaolo. Bisogna dire qualche miglioramento c'è stato, il problema anche in quel caso, e chiedo al mister Ervese, anche in questo caso probabilmente è una questione psicologica, perché si passa in vantaggio, poi in 4 minuti prendi 2 gol e alla fine la partita sfugge di mano. Sì, adesso diventa tutto più difficile, al primo errore difensivo si piglia gol, quindi a livello psicologico la squadra ne sta risentendo, anche se vedendo le immagini ho visto sicuramente qualche buona azione, qualche segnale di ripresa. La Vastese sulla carta è una squadra di grande qualità, una squadra che è stata costruita per lottare per il vertice e quindi è difficile in questo momento vederla lì giù, però ripeto, adesso in questo momento bisogna assolutamente reagire, secondo me hanno la qualità e i giocatori per poterlo fare. Abbiamo visto anche un'occasione per Giampaolo, parata, quella punizione di Napolano, parata anch'essa, questa è l'occasione per 5, poi questa è clamorosa davvero, corner di Ridolfi e poi questa mischia pazzesca in area di rigore e Leonetti che spara praticamente da 1 metro, quando non gira, chiedo a Stefano De Angelis, non gira Sì, ripeto, infatti come dicevo prima sono anche gli episodi che ti cambiano magari l'inerzia di un campionato, che poi più va avanti più le pressioni si sentono, soprattutto in piazze come Vasto e Vezzano. Andrea, rivedendo le immagini, insomma, è chiaro che in questo momento c'è una specie di anche piccolo blocco, magari sì. Con una vittoria cambia tutto. Sì, io sinceramente me l'aspettavo questa sconfitta proprio perché la Vastese è finita in un vortice di negatività tremendo. Devo dire che Palladini ha, mi pare, confermato la formazione della scorsa settimana cercando di dare anche continuità e dei riferimenti certi, che poi se cambi sempre formazione magari destabilizzi un po', e invece la squadra è quella che per 70 minuti aveva quasi dominato, essendo avanti di 2 gol, il derby contro il Francavilla. Però ancora una volta un vantaggio che è stato sciupato, questa squadra continua anche con la difesa a 3, ecco, si diceva vabbè, deve giocare Viscardi, deve giocare Iarocci, insomma ha giocato Viscardi, poi si è fatto male, ha giocato Iarocci, confermata la difesa a 3, però gli errori in difesa continuano a essere piuttosto marchiani. Lì davanti anche un po' di sfortuna perché la qualità c'è, però Leonetti abbiamo visto oggi che gol ha fallito, è stato anche sfortunato, non gira e in questi momenti bisognerebbe limitare i danni e cercare di, come ho detto in precedenza, compattarsi. So che non è facile, continua a farmi specie il fatto che te l'avrei chiesto tra un po', che i due vastesi di riferimento, esatto, non giocano insieme, ancora una volta escluso Fiore, gioca solo Stivaletta. Io penso che in questo momento, però mi rendo conto che è una valutazione che faccio in poltrona non essendo una settimana intera lì con la squadra come fa Palladini, però in questo momento magari affidarsi ai vastesi che sono lì da diverso tempo, che conoscono la piazza, che sono anche giocatori di riferimento, Stivaletta e soprattutto Nicola Fiore, io non ci rinuncerei così facilmente. E ricordiamoci sempre che in panchina anche oggi è partito un certo Ridolfi, cioè, voglio dire, anche qui la qualità abbonda,
purtroppo per la Vastese non si riesce a sfruttarla nella maniera migliore, anche per colpa dei giocatori stessi, per carità, non è soltanto colpa di Palladini, però la Vastese è in un bel vicolo cieco, bel tra virgolette, e la gara col Forlì della prossima settimana è uno snodo cruciale, come tu hai detto, perché passano i destini di Palladini ma anche la stagione della Vastese, perché se non si batte neanche il Forlì, veramente questa stagione andrà avanti con l'obiettivo della salvezza e niente di più. Certo, volevo chiedere a Stefano De Angelis, poi vedremo ovviamente anche il servizio di ieri, della partita di ieri di Recanatese e Pineto. Si può peccare paradossalmente, come nel caso della Vastese, di troppa qualità dalla cintola in su? Cioè troppa qualità, troppi giocatori e non si riesce o a farli giocare tutti o qualcuno magari resta fuori ed è scontento? Questo d'altronde sono i rischi quando si fa una rosa, magari quando sono società ambiziose che vogliono fare un campionato di vertice, ed è giusto che magari si abbiano più giocatori per ruoli, anche perché se vuoi recitare un ruolo importante in un campionato si ha bisogno di giocatori di qualità, altrimenti il campionato è lungo, è normale che le pressioni aumentano, come dicevo prima i risultati aiutano a lavorare bene, a trovare l'amalgama, la tua stima, cosa che adesso sta mancando magari a due squadre costruite sulla carta per essere protagoniste come Avezzano e Vastese. Assolutamente. Rientriamo, ci vediamo il servizio della partita di ieri, ovviamente solo il servizio, non le interviste, di Recanatese Pineto. È finita 2-0 per la formazione leopardiana. Vediamo, Roberta Di Sante. Va alla Recanatese l'anticipo della quinta giornata di andata del girone F di Serie D. Ai leopardiani bastano 13 minuti per aver ragione di un Pineto che approccia male la gara per poi provare a reagire nella ripresa quando però è troppo tardi. 4-3-1-2 per mister Spuri, che sostituisce in panchina lo squalificato Alessandrini, con Olivieri a fare da regista dietro le punte Sivilla e Pera. Amaulo risponde con un 4-3-3 inserendo Camplone a centrocampo dal primo minuto, rinunciando a Marianeschi che parte dalla panchina, mentre il tridente è composto da Massa, Pedalino e Di Rocco. L'approccio degli abruzzesi non è dei migliori, neppure due giri di lancette la Recanatese passa. Rudienz dalle retrovie vede Sivilla, il cross di prima intenzione per Pera che al volo non sbaglia. Gelo per il Pineto colpito a freddo che accusa il colpo e soffre la maggiore intraprendenza di una Recanatese più vivace in avvio. I giallorossi di casa spingono in avanti e al tredicesimo siglano anche la seconda rete. Pera prova ad entrare in area, l'ostruzione di Pepe su di lui, l'azione continua con Sivilla che recupera la sfera, il gioco di gambe che mette a sedere Fargione e il 2-0 in favore dei padroni di casa. Avvio shock per il Pineto, costretto a recuperare due reti dopo appena 13 minuti di gioco. Intanto però sono ancora i giallorossi a tenere in mano la partita e a farsi pericolosi sempre sull'asse micidiale Sivilla Pera, con il centravanti che al 23esimo in diagonale non c'entra lo specchio, mentre al 28esimo crea scompiglio in area biancazzurra. Il Pineto, tramortito dall'avvio bruciante dei locali, si fa vedere solo al 29esimo con un diagonale di Pedalino bloccato da Piangerelli. Ma l'occasione più ghiotta per gli ospiti è quella che capita sui piedi di Di Rocco. Al 32esimo l'esterno supera Monti ed entra in area dalla destra. La conclusione è il palo esterno della porta giallorossa. Nel finale di primo tempo Amaulo cambia lo schieramento in campo. Entrano il neo acquisto Pietrantonio, terzino classe 98, ex Teramo e Pescara, approdato alla corte biancazzurra in settimana, ed Esposito in luogo di Massa e Mazzei, con Fortunato avanzato tra le linee. Ma la mossa non produce frutti nell'immediato. In avvio di ripresa Amaulo sostituisce anche Fortunato con Mancini e il Pineto, scosso dopo l'intervallo, comincia a premere in avanti. Al settimo, sugli sviluppi di una rimessa laterale, la sfera arriva a Della Quercia, che però non riesce a coordinarsi per dare la giusta potenza. Ora i biancazzurri chiudono la Recanatese nella sua metà campo, una Recanatese che però quando riparte può far male, come al 15esimo quando l'ex Teramo e Fano Borrelli serve Sivilla, il velo di Olivieri e Lunardini che non ci crede abbastanza. Brividi per i biancazzurri che rischiano di incassare anche la terza rete. Dopo 19 minuti dalla ripresa Amaulo ha già effettuato tutti e cinque i cambi a sua disposizione e al 20esimo proprio il neo entrato Marianeschi di testa costringe alla parata in tuffo Piangerelli.
La gara è viva e le due squadre si danno battaglia. Al 24esimo Giaccaglia mette in mezzo per Pera, la sfera arriva a Maddaloni, la conclusione, la difesa che si salva in corner. Al 27esimo l'occasione più nitida per il Pineto. Bella palla di Pietrantonio per Esposito che da posizione defilata sceglie di appoggiare per l'esordiente Festa che incredibilmente da due passi spedisce alto. E il rischio che si concretizza, la regola non scritta più conosciuta del calcio, è elevato quando al 32esimo in contropiede Pera, lanciato da Lunardini, sbaglia un gol che solitamente non fallisce. I biancazzurri rischiano di capitolare ma non demordono e al 40esimo Mancini apre per Pedalino che da due passi non trova la porta. Gli ospiti vendono cara la pelle nel secondo tempo ma è troppo tardi per recuperare una partita troppo presto compromessa. L'ultimo sussulto al 46esimo quando Esposito dalla destra fa partire un traversone basso che attraversa tutta l'area senza che nessuno però riesca a trovare la deviazione vincente. Termina così 2-0 in favore dei leopardiani, capaci del cinismo necessario per capitalizzare le occasioni confezionate in avvio di gara, esattamente quello che sembra mancare a questo Pineto, reo di essere venuto fuori troppo tardi e di non essere riuscito a colpire quando avrebbe potuto. Chiedo a Stefano De Angelis, la Recanatese che voi avete affrontato e battuto, averla rivista, è una squadra di grandissima levatura, questo fa ancora più orgoglio la vostra squadra? No, sicuramente sono punti pesanti, parlavo prima col mister, è una squadra anche lì che ha una rosa di qualità, soprattutto da metà campo in su, è una squadra, secondo me i valori poi alla fine verranno fuori, che se la fa giocare ti mettono in grande difficoltà. Noi le nostre armi sono quelle dell'entusiasmo della corsa, perciò se non fai questo contro queste squadre penso che alla fine è difficile che riesci a portare via dei punti. A mister Alvesi invece volevo chiedere, a proposito di valori, usciranno anche quelli del Pineto che per il momento sembrano ancora parzialmente inespressi, almeno vedendo la classifica ci si aspettava forse qualcosa in più. Sì, il Pineto sicuramente è una squadra molto molto forte, costruita bene, ci sono degli elementi di categoria e dei ragazzi molto interessanti e in questo momento stanno, forse solo ieri ho visto che hanno fatto un po' fatica, le altre partite la squadra... A Forlì per esempio li ho visti, a Forlì hanno giocato bene, anche con la San Giustese hanno giocato discretamente bene. Sicuramente per il valore che ha non merita quella posizione, ma avranno sicuramente il tempo per riconquistare un po' di posizione in classifica. Andrea, sul Pineto, diciamo, forse valori ancora lievemente inespressi. Sì, valori inespressi, però anche se c'è stato qualche segnale di ripresa, anche a Pineto la stagione non è iniziata nel migliore dei modi. Guarda, le società che erano maggiormente attese tra le abruzzesi, Vastese, Avezzano e Pineto sono proprio quelle realtà che più stanno mancando. Certo non si può paragonare la stagione finora del Pineto a quella di Avezzano e Vastese, però anche al Pineto qualcosa sta mancando, non c'è ancora il contributo di Tomassini, è arrivato Amadio, c'è ancora operazioni in corso d'opera. Ad Avezzano è arrivato Pietrantonio, ricordiamoci che in estate era stato tesserato Russo con l'aiuto del Pescara, ma poi Russo è andato via, cioè Pineto sta facendo fatica a trovare una certa fisionomia che lo scorso anno si era invece trovata chiaramente da un certo momento in poi. Siamo chiaramente ad inizio stagione, ma visto il buon finale dello scorso anno, avendo proseguito con lo stesso allenatore, si pensava che non fosse così faticoso. Invece questi giocatori che vanno e vengono, anche roba dell'ultima settimana, ci fa capire che la quadratura del cerchio va ancora trovata. Ma anche la Recanatese stessa, che io ho visto prima la distinta, se io prendo giocatori come Marchetti, Lunardini, Nodari, Pera, Borrelli, Sivilla, Olivieri, questa è una super squadra per la Serie D, sì. Però fino all'altro ieri anche la Recanatese aveva avuto un pessimo inizio di stagione, ora con la vittoria di ieri... Maurizio ha fatto un altro miracolo, ha tirato fuori la distinta alla partita di ieri pomeriggio, ma non può essere... Domanda generale, rispondetemi velocemente e devo chiudere. Che le big, quelle accreditate a stare in alto, visto che il campionato è più lungo rispetto agli altri anni, possono aver diluito le forze? Qualcuno potrebbe pentirsene, però.
Non lo so, non penso. Ripeto, squadre come l'Avezzano, come la Recanatese stessa, che ha confermato anche lì lo stesso allenatore, Lunardini, che è un pretoriano di Alessandrini, Pera, che c'era anche lo scorso anno, cioè Nodari, ci si aspettava un avvio diverso, e invece hanno comunque perso del terreno. Però, visto che anche il Cesena qualche punto lo ha buttato via, diciamo che il campionato per questa, ecco, ad esempio per la Recanatese, non è ancora compromesso. Ci può essere un rischio di diluizione delle forze? Non credo, io penso che ogni squadra pensa una partita alla volta. La domenica il primo obiettivo è la vittoria della partita, quindi penso che non si pensi al discorso a lungo di 3-4 partite. L'obiettivo principale è vincere la partita della domenica e poi guardare in avanti, quindi non credo proprio. Ma per Luigi Gervese quando lo ritroviamo su una panchina? Questa è una bella domanda. No, non lo so, spero il più presto, spero di avere l'occasione per rientrare, speriamo, vediamo. Intanto stai facendo aggiornamento, guardi tanto, sì, studi sì, parecchio. Questo è sicuro, mi piace, ho la passione, quindi cerco di aggiornarmi e vedere partite che spero possa servire a qualcosa. Esatto. Vediamo il prossimo turno, così chiediamo a Stefano De Angelis del prossimo turno. Sì. Dai nostri studi era partita a maggio questa notizia di un Gervese accostato al Teramo. Ecco, se era successo effettivamente qualcosa, se c'è stato almeno un colloquio con il presidente Campitelli, non so se si può dire qualcosa. No, erano solo voci, sono rimaste tali, quindi con il presidente Campitelli ho avuto il piacere di conoscere, una persona squisita, però fondamentalmente non c'era nulla di concreto. Chiarissimo, vediamo il prossimo turno, siamo in ritardo, chiedo perdono alla regia, sono riuscito a sforare anche stasera. Campobasso Recanatese, Castelfidardo San Maurese, Cesena Francavilla, Giulianova Matelica, Isernia Jesina, Montegiorgio San Giustese, Agnonese Avezzano, Pineto Sant'Arcangelo, Notaresco Savignanese e Vastese Forlì. Oggi la Savignanese ha perso nel finale in casa con l'Isernia, ma è una squadra, lo chiedo al direttore De Angelis, che qualche risultato a sorpresa lo ha già fatto nelle prime giornate. Sta facendo bene, una squadra che gioca al calcio, come sono magari le squadre che conosciamo magari poco, perché sono squadre nuove di questo girone, però come tutte le partite sono squadre da prendere con le molle. Per noi non cambierà assolutamente l'atteggiamento di se incontrare la Savignanese o l'Avezzano. Assolutamente. Mister Gervese, se dovesse scegliere una partita, quale andrebbe a vedere? Ne tolgo Cesena Francavilla, è troppo semplice. Ma penso Vastese Forlì potrebbe essere una bella partita. Andrea? Un bel quadro. È chiaro che sul fronte abruzzese ci sono delle gare spartiate. Vuoi sapere qual è la partita più da vedere per me? È Giulianova Matelica, perché è una squadra, sì, in Matelica, con grandissimo potenziale offensivo, con un'altra squadra, come diceva prima Mister Gervese, che però bravissima ad imbrigliare l'avversario che si trova di fronte. Vero, però chiaramente anche io stavo vedendo, insomma, Vastese Forlì. Il Forlì ha perso in casa inopinatamente col Montegiorgio, che è una squadra scorbutica evidentemente, e la Vastese deve trovare la prima vittoria, quindi è una gara anche questa davvero da monitorare. Assolutamente. Va bene, siamo in chiusura. Io ringrazio per Luigi Gervese, grazie mister per essere stato con noi. Grazie a voi. Vienici a trovare ovviamente quando vuoi. Gli studi sono aperti assolutamente a tua disposizione. Grazie, buon lavoro e in bocca al lupo al direttore sportivo del San Nicolò Notaresco, Stefano De Angelis. Grazie direttore. Grazie a voi. E in bocca al lupo per il futuro. Ovviamente noi seguiremo le vostre partite sperando che rimaniate più in alto possibile. Grazie ad Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Ovviamente Andrea lo ritroverete domani sera nel corso di Replay, puntata da non perdere, con Enrico Rocchi, con il Pescara finalmente dopo oltre 6 anni primo in classifica in Serie B. Dunque non perdete l'appuntamento domani sera alle 21 con Replay. Io ringrazio Maurizio Daguin regia, Marino Simone alle camere, e ringraziando loro ringrazio tutta la squadra fantastica di TV6 che anche oggi vi ha mostrato tutte le partite
delle formazioni abruzzesi in Serie D e non solo. L'Abruzzo del pallone torna domenica prossima, 19:30, canale 14 del Digitale Terrestre. Buona domenica.